Sananusa, io sono Zanatos e bentornati su More Than Tech. Oggi vorrei parlarvi di un argomento piuttosto interessante che sta avvenendo in questo momento, proprio quasi in tempo reale, o forse si sarà già risolto quando carico il video, di Intel. Giorni fa è venuto fuori un articolo in cui si diceva che Intel volesse cessare la produzione dei G4560, attualmente il processore low cost con il maggior rapporto qualità-prezzo, e si diceva che Intel lo volesse togliere dalla catena di montaggio perché stava cannibalizzando la produzione degli i3, che ormai non vengono più comprati, si passa direttamente dal G4560 al i5. Ci sono degli effetti collaterali a questo, in quanto il prezzo sui siti di molte nazioni, tra cui anche quelle americane, finlandesi, francesi, italiane, hanno visto aumentare il prezzo di questo processore, che sale da $60 a $80 di media. Successivamente è anche successo che Intel, con questa affermazione, abbia sfiduciato un po' le persone e praticamente si è andati a dare appunto contro a questa azienda e ha dovuto fare un'affermazione pubblica per calmare un po' le acque. Questa affermazione pubblica si è risolta in Intel che dice che non toglierà dalla produzione il G4560, ma che comunque questo sta aggredendo brutalmente gli i3, e questo ci porta ad un particolare fatto. Dovete sapere che gli i3 vantano due caratteristiche principali rispetto a tutte le precedenti generazioni di Pentium. Innanzitutto possono essere dei 2-4, nel senso 2 core, 4 threads, e questo li porta ad avere quindi un hyperthreading che rende un minimo per il gaming, perché appunto sono necessari 4 core logici almeno. Inoltre la cache L3 del processore i3 di solito è 3 mega. Intel, con l'uscita di Kaby Lake, ha voluto fare questa stessa cosa sul Pentium G4560, che infatti si è andato a affermare come il miglior Pentium della storia. Il G4560 regge tranquillamente vecchi processori di AMD come l'8320, che costa notoriamente di più e non regge RAM DDR4. Inoltre questo processore ha fatto la gioia dei miner, i nostri cari amici miner, sono sempre in mezzo ai coglioni. Ha fatto la gioia di questi individui perché appunto è un processore low cost che regge la RAM DDR4. Detto questo, Intel in queste ore sta appunto facendo una retromarcia dicendo che molto probabilmente il G4560 non uscirà di produzione, ma che si vorrebbe muovere il mercato di più verso gli i3, perché questi stanno appunto non vendendo niente o vendendo veramente pochissimo rispetto al G4560. Siamo Intel, tiriamo fuori un capolavoro di processore, ma poi non sappiamo gestire il nostro mercato quando tiriamo fuori un processore poco superiore e lo facciamo pagare il doppio. Io sto ancora aspettando i Ryzen di terza fascia, cioè i Ryzen sotto il 1400, che teoricamente dovrebbero attestarsi sui 90-100 euro e avere una potenza superiore a quella del G4560 se tutto va bene. Pura speculazione, non prendete come buone le mie parole, non imitatele a casa. Don't try this at home, questo è peggio del wrestling, perché poi vi vengono gli haters sotto nei commenti come a me. Detto questo, signori, questa storia assurda di Intel si spera che si risolva per il meglio, perché il G4560 è attualmente il console killer, nel senso è il processore che viene utilizzato per le configurazioni sotto i 400 euro, non ha davvero paragoni. Se la RAM e le GPU tornano a scendere, veramente sarà l'apoteosi. E per questo video è tutto. Io sono Zanatos e voi siete stati su More Than Tech. Sananusa!